secondo me è una follia, stiamo mettendo in ginocchio il paese. È sentita da tutti questa protesta, qui non si capisce perché certe categorie sono più penalizzate delle altre. Noi stiamo lavorando, i ristoratori dei pubblici esercizi hanno adempiuto ai disciplinari sicurezza e non ci risulta che nessun caso di contagio sia accaduto nei ristoranti. Noi sindaci e tutti coloro che insomma hanno voglia di veder sviluppare il nostro paese, le nostre città, chiedono al governo di fare un passo indietro. Noi ieri abbiamo inviato al presidente Conte un fazzoletto intriso di lacrime, le lacrime di queste persone, e gli abbiamo chiesto di poter provvedere rapidamente. Sinceramente non sono ottimista, anche perché, ripeto, abbiamo un governo che non è stato eletto, che comincia a non essere riconosciuto dal popolo. Per oggi decine e decine di piazze d'Italia stanno facendo le manifestazioni. Io credo che questa pressione nel confronto del governo servirà. La solidarietà nostra doverosa nei confronti di un comparto che già soffriva prima con uno smart working assolutamente indiscriminato, e questo potrebbe essere il colpo di grazia ad un settore già particolarmente colpito. Un disastro, non c'è assolutamente una logica nelle scelte che hanno fatto con questo DPCM. Le chiusure delle palestre a cui lei accennava, ma anche quelle dei piscine, dei teatri, oltre che la chiusura alle 18, ci sembra veramente da irresponsabili. Il tema è che non si comprende perché alle 18 uno non possa tenere aperto, mentre a mezzogiorno lo possa fare. Non si capisce perché il teatro no, la chiesa sì. Qui mettiamo in strada migliaia e migliaia di persone, mettiamo in crisi un settore già profondamente colpito, e per cui quello che chiediamo è rivedere un po' l'orario di chiusura, cercando di star vicino a questo comparto che, se crolla questo, non è che il commercio, gli artigianati, cioè sono tutti che perdono da una chiusura del genere.